Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo Discutiamos del GP di Imola 2021. Un Discutiamos che veramente credo sarà lungo. Cercherò di essere il più conciso possibile, ma sapete che io con i tempi vado sempre molto, molto in là. S super, A ovviamente ottimo, B più un distinto, B distinto, un distinto più, ovviamente quasi ottimo, un B è un distinto, C è un buono, un D è un sufficiente, un F è un'insufficienza, Z è proprio peggio di così, non poteva andare, ma è andata, insomma. Allora, Latifi in realtà... appena abbiamo visto che ha avuto un contatto con Mazepin, tutti, e chi dice il contrario ha torto, ha pensato colpa di Mazepin al 100%. Pregiudizio spinale, spettacolare, Harry, bellissimo. Il fatto è che Latifi ha sbinnato. Appena è ritornato in pista, in una posizione abbastanza sicura, si è messo a destra, ma stava arrivando non so, in uscita dalle acque minerali, proprio Mazepin. Mazepin non ha guardato bene dove andare. Nel senso, non è che si è trovato in mezzo, da quello che ho visto io, un Latifi che era in mezzo alla strada. Aveva tutto il corridoio di sinistra, Latifi si era messo a destra per farsi passare dagli altri, e Mazepin è rimasto sulla destra. Era un contatto assolutamente evitabile, che però ha chiaramente, dove secondo me ha un po' più di pecca, siccome era il primo giro di gara o il secondo, non ricordo molto bene. Stavolta ha un po' più di responsabilità Latifi rispetto a un Mazepin. Mazepin secondo me poteva tranquillamente evitare il contatto perché stava sempre più stringendo verso destra Nicolas, però diciamo che secondo me poteva evitare il contatto. Era Certo, ti esperienza distorcevano. importantissima per lui cercare di restare in pista con pista bagnata per fare chilometri, non li ha fatti ed è andata così. Bottas e Russell hanno avuto un botto pauroso. C'è da dire una cosa, adesso fatemi essere un attimo cattivi. Il fatto che Bottas stesse lottando e quasi perdendo la posizione contro Russell, vedendo poi quello che ha fatto Hamilton, Bottas è da Z senza discussione. Qualifica pessima, gara pessima. Russell, qualifica tutto sommato buona, dodicesimo non male assolutamente. Gara, ecco, arriviamo nel momento del contatto. Ci sono tanti metri di giudizio differenti, tantissime opinioni differenti riguardo a questo contatto, quindi cercherò di essere il più veloce possibile nel commentarlo. Dall'onboard di Kimi Raikkonen dietro di loro si è visto che lo spazio a destra Russell ce l'aveva. Dall'onboard di Russell si vede che Bottas ondeggia un pochino, ma non va mai tutto a destra pericolosamente. Ciò però a 295 km/h mette un po' di caga al pilota che ti sta per superare, quindi lui, il buon Russell, scarta completamente verso destra. Lo spazio c'è per starci, ma tocca l'erba, tocca la linea bianca. Fuori traiettoria, la macchina sbinna a 295 km/h in maniera molto pericolosa. Ok, bruttissima, bruttissima, davvero una bruttissima situazione quella. Fortunatamente i piloti stanno bene, anzi, la prima cosa che ha fatto Russell è andato lì a insultare, a insaccare di parole, probabilmente non solo, voleva anche insaccarlo di schiaffi il buon Bottas. Bottas risponde col dito medio, molto bene, la situazione è molto calda, molto avvincente, e però il contatto in sé per sé... Sinceramente, non vedo troppa colpa di Bottas, ma vedo più colpa di Russell, che in quel momento in realtà, ragazzi, a me ha fatto ridere il fatto che si fossero scambiati gestacci, eccetera, eccetera, perché comunque ha visto che Bottas stava bene, anche se poi uscito dalla macchina stava zoppicando. Di sicuro non bellissima quella situazione che non dobbiamo andare ad inneggiare, a volere sempre di più, però a me ha fatto un po' sorridere, perché sono umani che devono dimostrare di essere sportivi, quello che volete, però sono umani e di conseguenza hanno reazioni istintive dopo momenti caldissimi. Bottas ha fatto lo stronzo. Nel senso che il fatto che fosse Russell, che fosse nervosissimo Bottas, era chiaro. Ha fatto un po' ondeggiare la vettura, un po' destra-sinistra l'ha fatto, ma mai plateale, mai palese come è successo 45 miliardi di volte in passato con altri piloti. Quindi, secondo me, la colpa del contatto, Russell che ha buttato al vento dei punti, secondo me, sicuri. Passando Bottas, a parte che
poi magari non avrebbe avuto senso passare Bottas perché era in una fase dove le gomme dovevano ancora prendere bene il range e tutto, di temperatura e tutto. Per quanto mi riguarda, Russell sarebbe poi stato ripassato da Bottas in futuro, credo, perché Bottas non si sa, in questo weekend non si sa, però io penso proprio che sarebbe arrivato a punti oggi. D, gli do D perché l'incidente è stato più colpa sua per me riguardo a... però ha fatto una bella qualifica, una buonissima gara e peccato per quello. Devo però per pensare dal punto di vista di sportività, gesto di sportività che non c'è stato da un pilota Mercedes, quando ha buttato fuori un pilota Mercedes, come sportività non gli do per niente D, ma gli do F. Anzi, gli darei Z. Ma io parlo un attimo del discorso pista, e in pista io penso che si meriti D. Mazepin ha fatto uno spin rispetto, lo stesso mi sembra numero di spin rispetto a Mick Schumacher oggi in questo Gran Premio. L'ha finito il Gran Premio, un Gran Premio difficile, l'ha finito. Il livello di Mazepin credo che sia oggettivamente uno dei più piloti più scarsi ad essersi affacciati nel mondo della Formula 1. Scusate se lo dico in questo modo, scusa anche te Nikita, nel senso oggettivamente ci sono stati dei livelli di piloti più alti o meno alti. Lui mi ricorda tanti piloti meno alti come livello, appunto. Nella fase dei doppiaggi si è comportato bene, in qualifica però ha fatto veramente molto male. Qualifica ha proprio... se ne è proprio sbattuto i coglioni del gentleman, del driver agreement, diciamo, del prendersi spazio e lanciarsi. Ha voluto superare Giovinazzi per avere la scia, per fare chissà quanto, un decimo e mezzo meglio in qualifica, tanto stava comunque mezzo secondo dietro, sei decimi dietro a Schumi Junior. E onestamente, gara da F, non da Z, perché non ha fatto danni eclatanti in gara, c'è stato chi ha fatto peggio. Però F, gara insufficiente perché le ha prese costantemente la compagna di squadra, che si è fatto pure due giri e passa, ok, sotto safety car, ma con l'ala rotta. E a proposito di Mick Schumacher, buona qualifica. La Haas, c'è da dire una cosa, la Haas ha fatto un miglioramento, ha portato gli ultimi aggiornamenti dell'anno in questa pista, i primi e gli unici aggiornamenti, ed effettivamente si è visto che erano abbastanza vicini in qualifica, 3-4 decimi il taglio di Schumi per la Q2, quindi... non male, male il fatto che l'abbia messa a muro in quel modo, che è così proprio umiliante. Però vi dico una cosa, Perez l'ha sbinnata, la stava sbinnando anche Verstappen, quasi sbinnata tutte e due, ma hanno perso comunque del tempo. Perez soprattutto ha perso del tempo, Verstappen stessa cosa. Nel giro di ricognizioni Charles Leclerc l'ha messa, l'ha sbinnata, è tutto ragazzi. Ma non è, no, ZX2 non è come Russell l'anno scorso, non è come Grosjean a Baku, dove nessuno l'ha preso, non l'ha preso Ericsson, perché in quelle situazioni Russell e Grosjean era asciutta, era una pista asciutta. In questo caso stai guidando una Haas, e stai guidando una Haas sul bagnato, sul viscido, e io in qualche modo vorrei giustificarlo un pochino. Mazepin ha fatto più lo stronzo in qualifica, Mick l'ha bastonato in qualifica, in gara è stato più bravo Mick nonostante l'errore, e diciamo che io una roba del genere gliela posso concedere. Per quanto riguarda Sebastian Vettel, no, non credo che sia il 15esimo. No, invece no, scusate, è proprio il 15esimo, comunque davanti alle Haas. Porca miseria, ha eguagliato il suo migliore risultato in Aston Martin, ovvero 15esimo posto anche della Gran Prima precedente. Per quanto riguarda il buon Sebastian, ragazzi, qua non merita secondo me la F. Cioè, secondo me proprio Sebastian oggi non merita proprio la F. Ciuvi, no, non merita la F stavolta. Ricciardo ha preso le batoste tutto il weekend da Norris. Ocon ha dato le batoste tutto il weekend ad Alonso. Stroll ha dato le batoste, sì, in qualifica a Vettel, ma non durante il prove libero. Durante il prove libero erano molto vicini. Sainz è stato batostato, ha preso la batosta da Leclerc. Quindi tutti i cambi di piloti comunque, ovviamente Tsunoda ha preso le batoste da Gasly, perché ha sbattuto, quindi più batoste di lui nessuno. Io direi che in questo
In questo frangente, in questo caso, è anche normale che Vettel prenda le batoste da Stroll, perché Stroll è un buon pilota, conosce bene la vettura da diversi anni, e tutti i compagni che stanno da più tempo in quel team effettivamente l'hanno spuntata in questo weekend. Quindi ok, ma un attimo, fermi, fermi. Allora, scoppio di freni dietro, esplosione dei freni da dietro prima della gara. Doveva partire, mi pare, cos'è, tredicesimo, quindicesimo. Partito dai box, quindi partito ultimo. Ha fatto una buonissima gara fino ad un certo punto, quando, attenzione, ovviamente provano a far di tutto, era tredicesimo, quattordicesimo, prova a far di tutto, quindi lo fanno rientrare dai box, mettono le gomme medie, appena esce dai box, una cosa che mi ha fatto incazzare, guarda, se avessi qualcosa da lanciare, ragazzi, la lancerei, ma butterei un po' di soldi, appena ha fatto la sosta, che cosa cazzo mi succede? Gli succede? La FIA gli dà uno stop and go di 10 secondi perché non hanno montato i meccanici delle le gomme 5 minuti prima dell'inizio della gara, una roba del genere, una roba del genere. Ma si può fare una roba del genere? 22 giri dopo l'inizio del Gran Premio, prendono decisione di ciò. 22 giri dopo il Gran Premio. Perez, preso, penalizzato, ha fatto la sosta 10 secondi. Com'è possibile che appena esci dai box gli dai la penalità di 10 secondi stop and go? Perez li ha scontati e ha fatto il pit nello stesso momento. Vettel ha perso più di 30 secondi per via di questa cazzata immane. Mettiamoci pure che alla fine. Ah, intanto aveva problemi, ma ha detto durante tutta la gara, ha detto che aveva problemi con il breakaway wire posteriore, i freni posteriori. Mettiamoci pure che si ritira per problemi al cambio pure nel finale. A posto, regà. Weekend clamoroso. Clamoroso di Seb, questo gli do D perché non ha fatto niente di male, gli do D semplicemente perché comunque in qualifica io mi aspetto che vada più forte di Stroll, indipendentemente da ciò che ho detto. Giovi, io direi addirittura quasi un senza voto, gli do. Non saprei che cosa dargli, onestamente. Un'altra volta sfigato incredibile, ostacolato da Mazepin in Q1, ostacolato dalla vita in gara, e quindi purtroppo io dirò, gli dico semplicemente senza voto ad Antonio Giovinazzi. Mi dispiace troppo, dal più profondo del cuore, perché è un pilota che vuole crescere, sta crescendo tanto, ma ha sempre, sempre, sempre una sfiga tremenda. Io la roba di che Schumacher non poteva rientrare due giri senza rientrare ai box, questa pure non l'ho capita. Poi vabbè, probabilmente da casa siamo tutti più bravi a decifrare queste cose, a parlare, perché sul divano è facile parlare, io ero comodo sul divano, devo essere sincero, ma secondo me non va molto bene questo comportamento da parte loro. Mi fa morire, ragazzi. Seb è il Giovinazzi tedesco, praticamente. Giovinazzen. Ah, ragazzi, Tsunoda qua merita male, eh. Mi dispiace, ma stavolta è andato veramente molto male Tsunoda. Tsunoda, c'è anche il gufo qui dietro che sta. Ecco, questo qua è il gufo di Giovinazzi. Vado a cacciare. No, mi dissocio da questo comportamento. Tsunoda, ragazzi, di no. Per me no. Poi. Per due motivi. Allora, Tsunoda era la pista dove aveva provato di più insieme a Bahrain e mi aspettavo tanto. L'Alfa Tauri ha perso una bordellata di punti in questi due Gran Premi, ragazzi, ha perso quantomeno una ventina di punti, che sono tantissimi per l'Alfa Tauri, complici errori di Gasly in Bahrain, errore strategico nel mettere Gasly con le full wet, errore di Tsunoda in qualifica, errore di Tsunoda nella ripartenza della safety car. Però c'è da considerare che ha sfasciato la macchina in qualifica, ma è un rookie, ci sta. Bisogna perdonare le stesse cose di Tsunoda anche a Mazepin. Ok, però Tsunoda comunque è una macchina ben prestante, da quarta, quinta forza del campionato, eh? Non male. Non ho capito nemmeno io esattamente la strategia dell'Alfa Tauri, perché mi hanno fatto partire Gasly, che era l'unica ancora di salvataggio lì davanti per cercare di prendere più punti possibili, me l'hanno fatto partire con le full wet azzardando l'impossibile. Io Tsunoda l'ho visto forte perché alla ripartenza dopo la bandiera rossa, Tsunoda aveva passato, magari qualcuno non l'ha visto, ma Tsunoda aveva passato sul dritto Hamilton. Era in P8. Era P8. Era a punti. Stava facendo una gara da A o S.
dopo il riscatto, si stava riscattando clamorosamente. In gara ha sbinnato. In gara ancora una volta in curva 1, gomme fredde, ha sbinnato. Inesperienza tanta inesperienza. F per Tsunoda, ma è un F grave. Raga, oggi andiamo tanti, andiamo di tante F, raga. F pesante anche per Perez, subito. Subito, senza esitare. Lascio scegliere a voi stavolta, quindi Z o F, ora faccio il calcolo. Madonna, ok, carrellata di Z, e sinceramente sono d'accordo un po' con voi. La vettura è tutta per Verstappen, Perez si deve abituare, ma Perez, complice errore di Verstappen in qualifica, l'ha battuto in qualifica, Max. L'ha battuto! Perez è stato bravo, ma peccato, peccato. L'errore durante la safety car si può perdonare perché ha perso poco, relativamente poco, due posizioni. Il problema è che ha perso poi 10 secondi di stop and go, quindi 10 secondi a box, perché furbi in Red Bull, o meglio furba la direzione di gara a dargli prima che facesse la sosta, come effetto il prima, bravi. E quello spin è pesantissimo sul morale di una persona, sul morale di un pilota che sa che tanto in poco tempo il suo posto sarà messo in discussione. Perez per me non si discute. Però ragazzi, potevano... È stato molto grave, ragazzi. L'errore che ha fatto è stato veramente molto grave. E gli do una Z perché era importantissimo per Red Bull fare tanti punti. Era importantissimo per Red Bull fare un sacco di punti e non li ha fatti, sfruttando l'occasione Bottas fuori, un Hamilton che non era molto, era un po' lontano, ma che forse l'avrebbe superato in pista Perez. Qua ragazzi conta ogni punto. Ora voglio vedere tutti i ragazzi che tifano Alonso che cosa pensano quando io do una F ad Alonso. Ok, sono contento ragazzi. Allora, quello che penso di Alonso è ciò: si è preso 4 decimi in qualifica da Esteban Ocon, stesso discorso che faccio per Stroll, Vettel, Ricciardo Norris, eccetera, eccetera, ok? Si è preso le sberle oggi, cioè ieri in qualifica, e oggi in gara ha sbinnato più di una volta. Credo che avesse qualcosa che non andava, perché non è inspiegabile che durante tutto il weekend le abbia prese in maniera piuttosto... si è girato anche nel giro che poi va per lo schieramento, eccetera, anche là si è girato. Penso che avesse qualcosa in questo weekend. Ocon, devo essere sincero, una gara fantastica, una gara da B perché è stato anonimo, ok? Perché non si è visto tanto l'Alpine proprio non si vede tanto. Erano anche nelle posizioni più basse della classifica, erano praticamente sedicesime, diciassettesime dietro, davanti soltanto alle AS ad un certo punto. Ma poi strategia misto a bandiera rossa le hanno fatte risalire. B perché ha battuto costantemente Alonso durante tutto il weekend e meritava sinceramente di essere notata questa cosa qua. Kimi Raikkonen, gara interessante quella di Kimi, io non gli do, gli do B nonostante l'errore nel giro che di rilancio, diciamo, gli do B perché ha fatto una gara coriacea, bella pulita, aggressiva, si è preso pure detriti e tutto. Gli do B perché partiva davanti comunque a Giovi, finalmente in qualifica, complice anche il problema che ha avuto Giovi appunto in Q, ed è riuscito a recuperare 7 posizioni piazzandosi in una posizione, una gara tranquilla tutto sommato, molto bella la resistenza che ha avuto negli ultimi giri, perché comunque lo vedevo dai settori, lui su dritto riusciva a prendere un po' di margine e l'esperienza ha fatto sì che lo portasse in nona posizione. Pierre Gasly ha fatto una buona rimonta, ragazzi, è stato difficile inquadrare la gara di Pierre, ha resistito finché poteva, ma non sappiamo se la decisione di prendere la fulguetta all'inizio, di montare la fulguetta, era stata una scelta più sua che del team. Pensiamo più sua, perché è un pilota che deve scegliere, quindi io gli do C perché credo che ci sia stato un grande sbaglio da parte del team e da parte sua nel montare la fulguetta, dato che dovevano cercare di raggiungere posizioni più alte, più in alto della classifica, e poi si è ritrovato anche in fondo, ovviamente, perché ha fatto un cambio, poi ne ha dovuto fare un altro, era dietro, ecco.
Arriva la penalità per Lance Stroll, pilota di Aston Martin, sanzionato per 5 secondi sul tempo finale, un punto sulla patente per aver superato Pierre Gasly dopo essere uscito dalla pista. Ciò fa passare il canadese dalla settima alla posizione del secondo posto. Ok, perfetto. Ciò non cambia. Grazie mille, Tractor, per questa news. Quindi, penalizzato Stroll 5 secondi, effettivamente l'aveva superato, è andato via poi. Però, settimo posto, sono i primi punti che Pierre si porta a casa dopo un'altra gara. Dove riparte praticamente dal fondo. Stroll, che però arriva ottavo, io do anche a lui una bella C, una gara coreana, cioè anche lui una bella gara, una bella prestazione, porta lui i punti in casa della Aston Martin, una Aston Martin che, come per quanto riguarda l'Alpine, ovvero la Renault dell'anno scorso, ha fatto un calo, un downgrade piuttosto evidente rispetto alla passata stagione, una gara però tutto sommato positiva. Non ho ben capito perché in qualifica il suo tempo non è stato penalizzato e quindi non sarebbe entrato in Q3, ma il tempo è stato valido, era valido, quindi in Q3 c'è andato, dunque lode, un punto addizionale anche per questa Q3 presa da Lens. Una buona prima parte di gara, veramente buona anche, buon recupero in pista, comunque lui ci sa stare sul bagnato, era molto aggressivo. Daniel Ricciardo, Daniel male rispetto a Norris, io gli do D oggi. Andiamo avanti con Carlos Sainz Junior. Carlos Sainz e Charles Leclerc. Tanta roba, Carlos. Mi è piaciuto tantissimo. E infatti, Zantrullo, anche io vorrei vedere la partenza di Sainz. Sainz, infatti, come diceva il buon Zantrullo, Sainz è uno che parte bene. Qualifica non tanto buona, peccato per quell'undicesimo posto. Però lì potevi dire, parto con le medie, così no, niente, piove, quindi nemmeno potevi fare una strategia differente. Partenza però da urlo, perché da undicesimo si trova a settimo e poi aveva un passo clamoroso che rovinava con diversi errori. Ma rovinava con degli errori che gli facevano perdere 4, 5, 7 secondi, ecco, due treni ha fatti. Nervoso, anche lui era la prima esperienza con una macchina diversa e tutto. Ma in gara, devo essere sincero, è stato molto vicino, più vicino di quanto Daniel fosse a Norris. Quindi io credo proprio che rispetto appunto a Sainz con Leclerc, era molto vicino a Leclerc come passo gara, se non avesse fatto gli errori era da A minimo. Senza gli errori, con gli errori per me, siccome comunque ha fatto una grande rimonta, da undicesimo a quinto è comunque una gara particolare, è stata una gara speciale, una gara difficile per lui e tutto, io credo che una B più ci sta. Gara di Charles, dov'è Charles? Charles naturalmente ha finito quarto. E ciao a tutti e a tutti, siamo tornati in F1. A, assolutamente A al momento. Nekior dice che si è addormentato nella ripartenza della safety car, quindi quando è ripartita la seconda gara. Il problema è stato questo: Charles non sapeva che si stava per ripartire, perché Charles non sentiva il team radio del box, non sentiva la radio. Charles non sapeva che si stava ripartendo, quindi non sappiamo nulla di Charles. Però il fatto è questo: Charles prima della safety car, o meglio, prima della bandiera rossa, era secondo. È stato fantastico, ragazzi. Charles ha fatto veramente bene, ci ha fatto venire il brivido. E due volte in realtà ci ha fatto venire il brivido. Durante la safety e del giro di ricognizione. È anche poco S probabilmente per uno come Lando. Ha fatto una gara stellare, clamorosa, una gara pazzesca. Io non so nemmeno cosa dire di Lando. L'hanno fatto anche passare a Ricciardo, è stato detto di farlo passare. Preso, dato 10 secondi in pochi giri. Preso, basta, finito. Aveva un potenziale pazzesco e sull'asciutto, oltre al fatto che ha tenuto per più di 25 giri le gomme rosse, l'ha tenute bene. Aveva un'uscita dalla variante alta e la rivazza 1, rivazza 2, che faceva in un modo che era quasi difficile, molto difficile in realtà, essere superato anche da un Hamilton che ha una Mercedes e ha lo stesso motore. Hamilton D ha salvato il salvabile, occhio. Hamilton D perché? Che è arrivato secondo perché ha una Mercedes, ha fatto la differenza col compagno. Il compagno si è preso Z, quindi da D a Z c'è una gran bella differenza. Attenzione però. Attenzione, ascoltatemi. Potreste non essere d'accordo a tutto. Attenzione però, perché Hamilton in partenza non ha chiuso un buco a sinistra, si è fatto infilare
come un pollo, quasi diciamo, ovviamente è facile dirlo così, comunque si è fatto infilare da Verstappen, quindi partenza sbagliata e tutta la gara dietro a Max Verstappen. Primo errore, alla tosa vai interno sapendo che vai a fare una brutta fine e vai a fare una brutta fine. Quando cerchi di girarti per non prendere il muro, lo prendi. E poi retromarcia. Senza la bandiera rossa, molto probabilmente sarebbe rimasto in sesta, settima posizione. Perché magari la safety car avrebbe comportato tutto. Magari può essere, magari sì, magari no. Ma lui non si sarebbe trovato sesto, settimo o nono. Si sarebbe trovato, secondo me, ancora più indietro. Doveva fare tutto un giro e rientrare ai box, perdere ancora 30 secondi e tutto, ragazzi. È stato veramente, permettetemi il termine, stavolta fortunato. Sta bene S, anche se io S di Supermax, meno male, ragazzi, sono contento per Max. Max, sono veramente contento perché non gli avrei mai dato S se non avesse fatto una partenza che mi avrebbe fatto saltare dal divano. Lui doveva fare la pole position. Lui ha sbagliato la pole position. Lui le ha prese anche dal compagno. Lui però ha appena avuto l'occasione, appena i semafori si sono spenti, ha superato quello che doveva fare. Cioè, doveva saltare la prima fila, appunto, perché lui doveva partire in pole position, ma ha fatto un errore banale dopo la prima variante. Quindi finalmente bravo, nel senso che bravo, ha fatto tutto quello che doveva fare, ha vinto S, quindi entrambi meritano S. Dai, direi che meritano tutte e due la S in equal modo, dai, per quanto mi riguarda. Voto la direzione gara, non mi esprimo, Dedra. E concludo dicendo che per quanto riguarda la retromarcia di Hamilton, era pericolosa, sì, di sicuro non a livelli estremi, era comunque una roba, non dico accettabile, ma comunque non molto carina da vedere, questo penso che siate d'accordo. Abbiamo visto anche un trattore in pista, quasi. Abbiamo visto un alettone di Mick Schumacher, due giri fermo in uscita box con nessuno che andava a prendere. Lui era fuori traiettoria alla fin dei conti, però non è una cosa bella da vedere. Cioè, però da quello che credo io è che se fai 30 metri nel videogioco vieni squalificato. 30 metri in retromarcia, appunto, quindi al contrario. Qua no,